Vincenzo Lardinelli, presidente nazionale della FIBA Confesercenti, oggi qui a Marina di Città Sant'Angelo ci sono tutti i balneatori d'Italia per parlare di queste problematiche relative al superamento della Bolkestein. Quali sono gli sbocchi, gli sviluppi di questa situazione? Sì, Città Sant'Angelo ha oggi in qualche maniera dato il suo benvenuto a quella che è una grande manifestazione. C'è stata molta gente, una partecipazione forte. È chiaro che le imprese balneari, balneatori, hanno bisogno di più certezze. In questo momento vivono momento per momento. Sanno tutti che le norme non si possono superare per forza, ma siamo convinti di meritare qualcosa di diverso. È un sistema che è stato creato nelle decine di anni, quello che anche in queste zone rappresenta oggi è la maggior parte del turismo. E noi crediamo, e oggi lo dimostra anche la partecipazione delle regioni, è un altro tassello da mettere insieme per avere delle norme che siano chiare, che possano riportare i balneatori a fare questo lavoro. Devo dire che gli interventi dei rappresentanti delle regioni sono stati incisivi, sono stati seri, non sono stati tanto per dire cose da far contento l'auditorio. In modo particolare ho apprezzato l'intervento del presidente della giunta regionale dell'Abruzzo, che ha posto un iter di un percorso da affrontare assieme, fatto di cose concrete, di persone, di uomini e di responsabilità. Se noi siamo chiamati ad assumerci le responsabilità, noi siamo pronti, visto che abbiamo capito fortunatamente che quanto pensiamo noi sia utile salvaguardare il futuro del turismo balneare, di conseguenza delle nostre imprese, non è solo la nostra idea ma è ampiamente condivisa su valori generali. Noi non vogliamo né fare lobby né avere dei privilegi, vogliamo essere una parte in gioco per far crescere l'economia di questo paese, per difendere il turismo balneare italiano, che è una peculiarità che ci è invidiato, che dobbiamo far continuare a crescere e non a decrescere.